Bentornati a Babilon! Rieccoci tutti quanti a Babilon sul 264 di Cusano Italia TV. Piercarlo Carlo Fabio, Francesca Pierri e tutti voi che siete qui per parlare di cultura, arte, cinema, teatro e questi linguaggi che si intersecano, si incrociano e ripartono soprattutto. Mai più di oggi, giornata in cui vi presentiamo un festival particolare nelle corde di Babilon, potremmo dire Decisamente sì, decisamente si sì. Si intitola Cinematica, ed è effettivamente il primo festival internazionale che si occupa della relazione immagine-movimento nelle arti visive, filmiche e performative. Chi ha studiato un po' di, di cinema e filosofia, Immagine Movimento è il titolo di un testo particolarmente famoso, di una teoria particolarmente famosa di un filosofo Gilles Deleuze che si occupa di cinema, ma la smetto perché altrimenti ma poi è. Ma è questo, è proprio a lui che si ispira il, sì. il festival, perché effettivamente si vanno a indagare. Si va a indagare la messa in movimento dell'immagine, quindi praticamente la relazione che c'è tra l'immagine e la percezione dello spettatore. Insomma, questo festival si svolge ad Ancona, alla Molevan Vitelliana, ma anche in altri luoghi del, del capoluogo di Regione. Abbiamo per l'edizione 2021 un tema ed è il tema Touch Me, quindi del Tocco Mai. Più uh, adeguato al momento storico. Sembra sia tornata la possibilità di toccarsi tra estranei e eh? a questo bisogna sottolinearlo. Da febbraio a maggio si è svolto online, mentre da metà giugno tornerà a svolgersi in presenza. Noi allora ci godiamo un video proprio di cinematica e poi vi presentiamo l'ospite che abbiamo in collegamento con noi. È la direttrice artistica di Cinematica, è in collegamento con noi e la salutiamo. Benvenuta a Babylon. Bentrovata Simona. Bentrovati, grazie dell'attenzione per il festival. Speriamo di averlo presentato correttamente. Questo dovrai ovviamente dircelo. Oh. E Cinematica è questo festival sicuramente a portata internazionale, eh, sappiamo che convergono più arti, quindi arti visive, cinetica, si coniugano e a quelle performative che noi siamo abituati ovviamente a considerare in contesti del tutto separati. Sì. Effettivamente l'anno pandemico ci ha portati forse a capire che probabilmente l'ibridazione è possibile e lo abbiamo visto in tantissime forme d'arte. Però Cinematica lo sapeva fin da prima, appunto. Ecco, come esatto. ci si sente ad aver scoperto per, per primi? Lo la... sapevate prima di tutti, Simona. Esatto, <ride> esattamente. Quindi, comunque, grazie che avete decifrato la complessità del festival, perché effettivamente non è così semplice, no? E in effetti ho proposto il festival senza nessuna speranza per cinque anni prima di quando lo proponevo. Quindi, addirittura... Esatto. Addirittura avevo, ero partita anche molto prima, sì, perché diciamo in Italia siamo un pochino indietro, perché eh, appunto nei, nei paesi anglosassoni, in altri paesi diciamo il digitale o il rapporto immagine-movimento era un pochino più avanti, no? Come, come percezione nelle proposte che vedevo in giro, perché io ho studiato molto in Inghilterra. Quindi, insomma, ho voluto portare in Italia un format un po' diverso. Ecco, sostanzialmente. Adesso tra l'altro arriveremo anche a scioglierlo per chi non è mai stato a cinematica e ancora non ne avesse sentito parlare. Ma eh, Simone, in particolar modo, eh, quello che ci interessa sapere, poi ci addentreremo ancora di più sulla, sulla questione legata al periodo che abbiamo appena vissuto, in questo anno in particolare. Il lavoro che avete fatto di ibridazione di linguaggi e di messa in contatto di, eh, di argomenti e di discipline, che fino ad ora insomma, erano, erano tradizionalmente concepite come separate, ha conosciuto so, un'accelerazione? Eh, avete, avete più che altro visto intorno a voi un contesto più pronto ad ascoltare quello che avete da proporre, quelle che sono le vostre idee di appunto, ibridazione di linguaggi? Certamente. Eh, diciamo che è come se nel momento della pandemia improvvisamente ci siamo sentiti a casa, no? Perché è come se lì abbiamo trovato il luogo per esprimere anche mh, online quello che di solito si vede dal vivo. Quindi l'anno scorso, quando siamo stati colti, no? Proprio dalla, da questa tragedia che ha rivolto, che insomma. Che è rivolto, in cui tutto il mondo si è trovato proprio, eh, noi siamo, abbiamo reagito subito e questa cosa sicuramente ci ha favorito no? in qualche modo perché non abbiamo potuto fare l'edizione del festival come avremmo voluto ma siamo andati online. E quindi comunque abbiamo cercato di sfruttare le nostre conoscenze, gli artisti che abbiamo frequentato in questi anni, abbiamo riproposto delle cose che già avevamo fatto dal vivo, riproposte online, abbiamo fatto delle call proprio per la videodanza, perché non so se avete visto, ma insomma la videodanza o la danza eh, in televisione, in video, in computer sì. è andata veramente tantissimo, forse è proprio l'arte della danza quella che più no, ha sostenuto il pubblico eh, anche in modo gratuito no? perché gli artisti si sono spesi per cercare di, eh, in di restare modo di un sollievo, anche per portare un sollievo in qualche modo sì. c'è Ma... una tematica che sta molto a cuore a Babylon in questi mesi ne abbiamo parlato tantissimo ed è il rapporto che lo spettacolo dal vivo deve cercare probabilmente di di, di cambiare o di stringere con, con lo spettatore e lo spettatore è stato effettivamente il tema più discusso. Quando si parla di spettatori, ultimamente e nella maggior parte dei casi si prendono in considerazione le nuove tecnologie, si parla di, di, di interazione, di per esempio tutti quei dispositivi che permettono allo spettatore di entrare a tutti gli effetti nella drammaturgia di uno spettacolo. Interagire in modo più diretto, di non essere appunto semplice spettatore di uno, di uno spettacolo, di una messa in scena. Esattamente, nel caso di Cinematica abbiamo riscontrato che effettivamente c'è questo rapporto e c'è anche sperimentazione. Allora la domanda è proprio questa, quindi come funziona questo tipo di rapporto tra quelle che sono le, le arti sceniche, le nuove tecnologie, mettendo al centro comunque quello che è il fruitore principale di questa quest arte ed è lo spettatore. Certo, e diciamo Cinematica ha un focus specifico su questo e effettivamente sin dal 2013 ehm, c'è stato un, proprio un convegno che noi facciamo tutti gli anni che si chiama Corpo e nuove tecnologie, che quindi indaga proprio questo tipo di rapporto, perché noi crediamo che questo rapporto tra il corpo e nuove tecnologie sia eh, proprio come dire, da indagare, ma in, man in maniera stratificata e molteplice. Ovvero, non basta solo un approccio performativo, ma ci vuole anche un approccio scientifico, medico. Sono tante le implicazioni che ci sono in questo rapporto. Perché? Perché il corpo viene, messo, viene sollecitato. Da più punti di vista, no? Sì. E la, percezione, la percezione viene messa in azione ma in che modo? Allora questo, questo tipo di interrogativo a noi ci interessa particolarmente, ci piace capire che cosa sta succedendo, come il corpo reagisce e per questo noi proponiamo degli spettacoli o degli autori o degli studiosi che indagano proprio questo rapporto e lo facciamo veramente in modo molto specifico, anche quest'anno infatti ci sarà il talk Corpo e nuove tecnologie, quest'anno proprio dedicato al tatto, e con dove sta andando la scienza rispetto al touch e come noi ci adattiamo a, questo, a, questi, a questi cambiamenti? E così invitiamo anche degli artisti che fanno questo percorso. Esatto, potrebbe ecco, essere una vetrina utile, comunque, anche per tutti quegli artisti che pensano di introdurre no, questo tipo di dispositivi all'interno dei propri spettacoli e creare quindi quello che dicevamo prima nuove drammaturgie. Esattamente, infatti noi diamo sp molto spazio proprio alla sperimentazione, ai giovani autori che magari nessuno programma, <ride> proprio perché ci piace scoprire, mi piace a me come artista, perché anche io lavoro in questo limite, diciamo, in questo limite, ma anche soglia tra il corpo e le nuove tecnologie, ma mi, mi piace proprio che il pubblico possa scoprire cose nuove e chiedersi, fare dei talk con i ragazzi e con gli artisti, cercare di capire che, che tecnologie utilizzano e come le portiamo noi nella nostra vita. Insomma, credo che questa, diciamo, questa empatia tra il pubblico e gli artisti debba essere incentivata proprio perché non esistiamo uno, uno senza l'altro e l'abbiamo visto anche durante il periodo pandemico voglio dire è vero che eh, è stata considerata l'arte è stata considerata l'ultima ruota del carro però è anche vero che il pubblico se n'è è accorto ha sofferto questa mancanza così come gli artisti eh, anche più fortemente perché appunto hanno anche smesso di lavorare sì. Sì. No, queste tra l'altro erano delle del, purtroppo delle previsioni che in qualche modo tu avevi fatto quando Cinematica venne colpito a un giorno dall'inizio, praticamente, dal lockdown lo scorso, lo scorso anno sarebbe stato un periodo molto difficile ed effettivamente eh, lo è stato. Ma appunto siamo arrivati all'edizione 2021. Eh, e Noi vogliamo proprio capire un, 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 gettare uno sguardo su quella che sarà la programmazione di questa, uh, di questa edizione. Perché come al solito, insomma, abbiamo detto Talk, laboratori, la mostra camera animata, le proiezioni di spettacoli, esercizi di fantastica, Dance the Distance e Kairos, uh, e, ancora e ancora altri. altri titoli, che ovviamente sei liberissima, Simona, di <ride> eh, citare. Orientarci soprattutto no. all'interno di cinematica. E quindi. anche su che cosa hanno. In comune cioè su come è andata la scelta perché cinematica è un festival in questo uh, davvero unico che non parte dagli spettacoli per poi tra virgolette generare in modo magari un po' arbitrario un tema che li racchiuda mm. come un ombrello ma parte dal tema e poi dopo sviluppa uh, gli spettacoli o comunque chiede agli artisti di sviluppare qualcosa su quell'argomento quindi anche se ci potrai dire qual è stato il filo conduttore che magari ha mosso anche gli artisti che parteciperanno grazie l'occasione di parlarne un attimo. Sì, è vero, è proprio così. Eh, siamo molto diversi in questo senso e non è un contenitore di spettacoli, ma è come un, un percorso che vogliamo far fare agli spettatori, ogni volta con un tema molto preciso. Quest'anno eh, c'era bisogno di affondare sul tema del tatto, della tattilità, visto che è quella che è mancata. Proprio perché anche la tecnologia sta andando molto in quella direzione, quindi noi partiamo dal, dal talk, che è appunto il focus in qualche modo eh, che dà le basi teoriche su cui poi si sviluppa tutta la programmazione. Da lì eh, inauguriamo questa mostra. Il talk avrà come, eh, come relatori Derek De Kerchoven, che eh, forse tutti voi conoscete, ma è un sociologo di fama mondiale, e poi due eh, professori dell'Università Politecnica, uno è un medico, l'altro è un ingegnere, quindi lavorano, faranno, faranno un intervento su dove sta andando la diagnostica medica. Sì. Poi ci sarà Maria Rosanna Fossati, che appunto è una designer e ricercatrice. Che lavora con l'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova e sta progettando una protesi per il braccio, per la mano, altamente performante. E Andrea Orlandi, che è un giovane ricercatore che ha vinto la borsa Marie Curie, che fa delle ricerche molto interessanti sulla neuroscienza applicata al corpo in movimento. E infine uno psicanalista. Dopo di questo ci saranno, eh, nella giornata di sabato e di domenica, dei laboratori pratici, eh, esperienziali su quello che è il tatto e quindi diverse tecniche. Come il tatto interno, il body mind centering sono delle tecniche somatiche che fanno approfondire proprio questo senso da più punti di vista. E noi le offriamo appunto al pubblico anche, se sono gratuite tra l'altro le classi. E, e poi ci saranno dei laboratori per i più piccoli eh, perché non dimentichiamo che i bambini hanno sofferto parecchio in questo periodo e quindi. È molto dedicata a questa prima parte di programmazione è dedicata molto a loro e ci saranno dei laboratori in collaborazione con il museo eh, tattile statale omero che lavora sulla, su, eh, diciamo su, sulla tattilità proprio in maniera propria perché è un museo per non vedenti e quindi ci saranno dei laboratori per i bambini con il museo tattile sia sabato che domenica infine un laboratorio di piccola falegnameria Ehm, per bambini sempre e il ehm, giorno di domenica. In mezzo a tutto ciò, a questo percorso laboratoriale, se non, sono troppo, se non mi sto allungando troppo, no, prego, quindi... poi interverremo su, sulle nuove generazioni. Sulle nuove perché generazioni, ci interessa anche questo. Esatto. Ok, in mezzo a tutto questo ci sono dei momenti performativi, perché non si possono fare solo laboratori, quindi diamo l'occasione di vedere degli artisti interessanti. Eh, venerdì c'è una sonorizzazione eh, dei corti delle artiste che sono presenti a questa mostra di cui magari un attimo parlo dopo, che è Camera Animata. Francesca Badalini lavora proprio sull'immagine in movimento, è proprio specializzata, lavora con il Museo del Cinema di Milano. Lavora proprio sulla sonorizzazione sia di corti che di, cin di, film, di cinema muto e invece sabato c'è prima un spettacolo per bambini esercizi di fantastica dei Sosta Palmizzi che è uno spettacolo molto divertente con dei danzatori molto bravi e, esatto stiamo vedendo delle immagini anche qui vediamo un cellulare quindi c'era un'interazione tra analogico e digitale che ci interessava e alla sera c'è una, una bellissima performance audio video con la tecnica del touch designer. Eh, di un gruppo siciliano che, tra l'altro, ha partecipato alla nostra call, quindi diciamo, diciamo che ufficialmente è il primo gruppo vincitore della call di cinematica. Mm. E ehm, oltre a questo, in, quel, in quella giornata ci sarà la possibilità di provare questo spettacolo performance con Ariella Vidac, che si chiama Dance the Distance, è solo per 15 spettatori alla volta perché eh, devono indossare i visori. Certo. E quindi insomma, è uno spettacolo per poche persone. Ecco, abbiamo fatto un percorso all'interno praticamente di tutto quello che sarà. Cinematica in, in presenza, però ecco una domanda che è relativa proprio alle nuove generazioni. Noi tendiamo a parlarne moltissimo con tutti gli artisti che, che abbiamo sentito, ascoltato e visto in relazione a tutte quelle produzioni che si occupano e che mettono al centro il bambino e appunto i ragazzi e i bambini in generale nelle loro... Produzioni. Sembra effettivamente banale, però eh, è una domanda a cui forse molti telespettatori non riescono del tutto a rispondersi, cioè perché è di fatto importante lavorare su questo sguardo, nel caso specifico su questo tocco, mi verrebbe da dire, quindi coinvolgere proprio i bambini all'interno del processo creativo. Beh, perché soprattutto in questo periodo i bambini sono quelli che spesso vengono lasciati soli con i device elettronici. E non per colpa di nessuno ma ormai sono entrati talmente tanto nella nostra vita e noi sappiamo che facilità che hanno ecco qui vedete un laboratorio molto bello che si chiamavano app sull'uso creativo delle tecnologie ecco io credo che i ragazzi hanno bisogno, bisogno fortissimo di lavorare a questo passaggio continuo tra il corpo e la tecnologia perché sappiamo che ci sono tantissimi disagi che possono intervenire no? adesso senza parlare proprio di dipendenze ma proprio anche il fatto che non, non ci si muove più come prima ci sono sempre più Fratture, non so se lo sapete, ma tra i bambini ci sono sempre più fratture proprio perché il sistema muscolare non viene messo in atto. Quindi eh, no, adesso... questo, questo è un dato interessante: primo a Babylon, sì, ci, è vero. ci risulta nuovo. È stata una ricerca che mi sembra l'Istituto Scolastico del Lazio l'abbia fatta e è molto interessante. cioè, voglio dire, ci dice che è vero che fanno i corsi a destra e a sinistra, però non si gioca più all'aperto. Noi, le generazioni nostre, noi, noi giocavamo all'aperto, sappiamo cosa significa correre, scalare, eh, fa no? E adesso questa certo. cosa è molto, è molto difficile, bisogna proprio fare un corso apposito. Ecco, quindi. Eh, penso che sia veramente fondamentale fargli, fargli lavorare in questo senso. Noi ci, diciamo, ci crediamo molto in questo tipo di operazione. Ecco, eh, Simona, eh, a proposito proprio di, eh, di, di questo processo e di come eh, si, si lavora anche in un progetto che è giunto all'ottava edizione cinematica, questa è la sua, la sua ottava edizione, ci sono ovviamente tanti aggiustamenti, tanti equilibri che sono stati. Si sono dovuti cercare in quest'ultimo anno per rinnovare quelli che evidentemente non funzionavano più. Quindi io ti chiedo anche il vostro come si è evoluto, se ha subito un'evoluzione per quanto riguarda, ad esempio, eh, le, la direzione da dare alla, alla fruizione artistica, il rapporto quindi ancora con il pubblico, le forme di sperimentazione anche per quanto riguarda eh, la, 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 la messa in scena, la drammaturgia, in questo tipo di cose e anche come intercettare. Nuove fasce di pubblico. Sì, tra l'altro, io attimo. volevo dare, aggiungermi a quello che sta chiedendo Piercarlo, per dare eh, una nota ai nostri telespettatori. Tu, effettivamente, sei un artista multidisciplinare, è un background sì. davvero vario alle spalle no? quindi vieni dalla danza però hai studiato musica eh, con incursioni di, di filosofia l'abbiamo visto ovviamente quello, quando abbiamo presentato proprio le basi su cui si tiene cinematica e quindi eh, vorremmo anche capire che tipo di percorso no, ti ha portato all'evoluzione di questo festival e come è evoluto questa creatura ovviamente guidata da te ma che poi abbiamo visto prendere vita propria sì, è tanta, tan, tanta roba, eh, provo a... <ride> allora, per quanto riguarda appunto eh, quello che abbiamo scoperto in questo periodo era rimanere, come rimanere in, in contatto con gli spettatori. Allora che cosa abbiamo fatto? Abbiamo acuito un po' i nostri sensi, no? Ci siamo messi in ascolto, abbiamo cercato di capire cosa fare. Quindi la prima parte del festival in realtà è già iniziata da febbraio a maggio, noi abbiamo già fatto tantissimi eventi online. Sì fatto dei talk online, dei laboratori, abbiamo fatto un laboratorio per artisti sulle nuove tecnologie proprio per dare gli strumenti agli artisti perché non è che tutti gli artisti sono pronti per questo passaggio quindi abbiamo cercato di fare questo laboratorio con Francesca Fini proprio per dare degli strumenti e poi quando abbiamo visto che si stava aprendo abbiamo in maniera decisa andato verso il live siamo andati decisamente verso il live e devo dire che um, essendo spostati in estate perché il nostro è un festival che non è in estate in genere è un un po' più eh, noi siamo in primavera in genere. Primavera. Perché poi è un festival che per è. La rinascita, rinascita. sì, esatto, necessita okay. un po' anche di spazi chiusi perché abbiamo tante proiezioni. Quindi ci siamo adattati, ecco. Sì. Essere ad, adattarsi è la chiave di questo momento e essere anche più snelli. Cioè, per esempio, io questa volta ho, ho deciso di fare. Due eh, tranche dello festival: ci sono tre giorni a giugno e tre giorni ad agosto. Questa tranche, che è quella che si chiama Touch Me, dal 18 al 20 giugno, è proprio in preparazione della riapertura. Anche se abbiamo visto tutti che stiamo, stiamo uscendo tutti quanti, stiamo andando tutti al ristorante, però c'è cosa sotto che non, è, che non va ancora. No, e allora questo primo focus è proprio sul tatto. Mentre poi dal 6 all'8 agosto ci sarà la parte più performativa, decisamente live dove ci sono le nuove tecnologie, ma non si va più online, cioè proprio su questa cosa, secondo me adesso basta, cioè bisogna pure uno stop, cioè bisogna proprio andare a vedersi dal vivo. Eh, questa, se, se mi permetti di, di interromperti, è una dotazione davvero interessante, perché tu hai detto prima appunto, non tutti gli artisti sono pronti a questo tipo di passaggio, per cui abbiamo fatto dei laboratori, la, la curiosità è proprio questo, quanto credi... Che eh, abbia di vita l'online per quanto riguarda questo tipo di forme artistiche, soprattutto perché adesso di fatto hai risposto, quindi dicendo basta, non, non serve più, sì. abbiamo bisogno della fisicità. Sì. Sì, credo che il pubblico, se non è obbligato, non credo che sia così tanto, non è così facile per il pubblico stare a casa a vedere degli spettacoli. Eh, credo che ovviamente d'inverno, quando, quando è freddo, ci sia, che ci possa essere anche questa possibilità è interessante, ma secondo me le persone hanno bisogno, e non dobbiamo toglierla questa abitudine di incontrare gli artisti dal vivo, perché proprio ci dà una percezione del nostro corpo come spettatori diversa, cioè non è paragonabile. Allora sono due cose che devono andare in maniera parallela e gli artisti devono avere degli strumenti per implementare il proprio lavoro. Ecco per esempio il fatto che si possa avere dei finanziamenti per rendere il proprio spettacolo in digitale è una doppia possibilità sì. eh, che potremmo avere. Però ecco mh, la sostituzione quello sicuramente no. Eh, e quindi penso che sia molto importante. E d'altra parte, venendo al mio percorso come artista. Eh, credo che mm, bisogna sperimentare Credo che il digitale ci possa far andare in territori che ancora non conosciamo, dobbiamo essere pronti in questo senso, non averne paura, ma non perdere mai l'attaccamento al nostro corpo e quindi anche per esempio agli strumenti tipici del performer, che sono la fisicità, il, la voce, la presenza, il come amministrare i propri strumenti. No? Questa cosa qui, ecco, secondo me, perché vedo che un po' si va perdendo il fatto della formazione, perché poi è facile a volte andare online. Noi vediamo che allora, le, le persone che hanno più successo poi sono appunto gli influencer no? che magari non hanno una formazione specifica, niente contro di loro però no, certo. eh, l'artista ha una formazione specifica e deve mantenerla secondo me perché il pubblico con noi attraverso l'arte deve andare in un'altra sfera, deve andare al di là, non è marketing, è un'altra cosa no, Esatto. Simona, siamo in chiusura di questa nostra chiacchierata con te, però dalle tue parole eh, emerge eh, anche nella struttura di cinematica un discorso che chiama in causa una molteplicità di possibilità di visione differenti, la presenza, l'online, che devono in qualche modo convivere tra di loro, non sostituirsi reciprocamente in un conflitto che non serve a nessuno fondamentalmente. E io qui ritorno... Adelaide, eh, che insomma eh, sosteneva che a differenti piani di inquadratura coincidessero differenti reazioni emotive da parte del, dello spettatore che le guardava, faceva tutto un discorso legato alla percezione, all'affezione, al, al coinvolgimento emotivo e, ovviamente, anche al passaggio all'azione che poi differenti inquadrature provocavano nel, nello spettatore. Io ti chiedo questo: cioè, ehm, è mancato a noi proprio questo in questo periodo storico, cioè il fatto di poter scegliere? Siamo stati tutti vincolati al, allo schermo e di conseguenza, eh, non potendo scegliere, ci siamo trovati anche a non capire bene qual era la situazione che stavamo vivendo. Forse anche lì si è generata questa difficoltà di interpretazione, la confusione che abbiamo visto dilagare nell'ultimo anno, nell'ambito ovviamente prettamente artistico, dico. Sì, io credo perché non abbiamo la formazione. Cioè io credo che ci sia una, un grande assente nella nostra formazione sia il corpo, <ride> credo che se, tutto, se, se capiamo che tutto parte dalla nostra corporeità, anche la più immateriale delle arti, cioè allora potremmo, possiamo essere più pronti a qualsiasi forma di innovazione. Se noi ci stacchiamo dal corpo e andiamo in un'altra dimensione, lì intervengono dei problemi. E faccio un esempio che quello, io lo faccio spesso, quello dei visori, sì, come Oculus. Sì. Ehm, non è che non siamo pronti, è che non sappiamo che il nostro corpo, eh, se ha l'oggetto visivo troppo vicino agli occhi, ha problemi di, um, di equilibrio, di stabilità, no? E quindi sì, si certo. dice fermatevi, sedetevi, ok, ma non è solo questo, è proprio il fatto che noi dobbiamo capire che abbiamo alcune necessità, no? Per esempio, se noi stiamo tre ore, dieci ore davanti al, com al computer o davanti a uno schermo, il nostro corpo non sta bene, cioè, questo... Ne risente, abbiamo... sì. <ride> Cioè, e allora, però nessuno ce lo dice, e quindi in questo senso siamo un po' impreparati. Sì, poi dopo ha voglia fare i corsi di qua e di là, <ride> well, allora, Sipola, davvero è stata una piacevolissima conversazione <ride> che ci ha portato davvero oltre. E noi ti facciamo, non possiamo che non farti un grandissimo in bocca al lupo per quello che sarà l'edizione in grazie. presenza di Cinematica. Quindi sì. buon lavoro e grazie per averla portata a Babylon. Grazie veramente a voi, grazie mille. A presto, a presto, Ciao. Simona Cinematica, appunto. La trovate ad Ancona da metà giugno. Consultate ovviamente il sito: 18-20 giugno, la, le prime date, la prima tranche, 6-8 agosto alla seconda, con le performance dal vivo, in ve, in, nel vero senso del termine. In quel caso, abbiamo intervistato la direttrice artistica Simona Lisi e noi la ringraziamo. Bene, Babylon finisce qui sì. per ora. Per ora. Noi ci vediamo comunque domani alle 14.30, sempre su questi schermi 264 del Digitale Terrestre. Ciao! Ciao!